Questo fatto di mescolare le storie personali con la storia e anche la scelta di fare un saggio in forma narrativa, oppure quello che chiamano non fiction novel, in termini inglesi, anziché fare un saggio canonico. Chiaramente io mi sono interrogata molto su quale fosse il modo giusto di raccontare quel passato e anche sulle motivazioni, no? Perché prima di tutto tu ti chiedi se scrivere e poi perché scrivere e poi come scrivere. Cito una frase molto bella di Antonio Tabucchi, che è in un librettino che mi ha regalato Maglio, lo spiego nel libro, perché Maglio questa cosa forse ancora non l'abbiamo detta. Il libro è costruito su diversi piani temporali, oltre che su diversi registri narrativi, per cui Maglio c'è fisicamente, ci siamo tutti e due, per cui in qualche modo è stato detto da qualcuno che lui è una specie di Virgilio che mi accompagna giù per questi gironi anche di complessità storica e processuale, oltre a trasmettermi dalla sua viva voce quello che nei documenti, nei film, nei libri non si trova, cioè l'esperienza umana. Adesso ho perso il filo io. No, perché scrivere come... No, Tabucchi, Antonio Tabucchi. C'è in questo libretto per Isabel, quasi un mandala, una frase molto bella. Dice che i vivi e i morti camminiamo tutti sulla stessa strada. Semplicemente qualcuno ha già svoltato oltre la curva e non lo vediamo, ma siamo ancora tutti sulla stessa strada. Allora, da questo punto di vista, credo che chi come noi ha avuto delle perdite importanti semplicemente ha una maggiore consapevolezza, ma io sono arrivata a maturare e sentire che non lo sentivamo di più perché ci sono stati dei rapporti interrotti violentemente. Ma è vero, cioè c'è proprio questa continuità, e io mi sono resa conto che volevo scrivere di quegli anni perché il presente mi poneva delle domande a cui io non riuscivo a rispondere basandomi solo sul presente. Parto da cose molto concrete, cioè quegli anni ancora dividono, ma non dividono solo perché c'è questa domanda di giustizia che è stata rivolta allo Stato, che troppo spesso è rimasta non solo senza risposta nel processo, ma addirittura è rimasta rigurgitata in qualche modo, respinta fuori dalla macchina processuale. Divide anche le persone, cioè divide dentro la sinistra, divide chi manifesta, divide chi vuole conservare la memoria. Allora a un certo punto divide, non parliamo poi delle divisioni appunto che ci sono tra persone, già ci si spacca dentro l'area culturale della sinistra, figurarsi tra sinistra e destra, no? E allora io continuavo a scontrarmi contro, da una parte, queste spaccature, e dico, chiaramente sono spaccature figlie di un tempo anteriore. E poi questa frustrazione enorme di trovarmi, io racconto un episodio nel libro, ve lo riporto qui perché è una cosa che sembra finta, no? Infatti io penso, ma perché devo mettermi a scrivere romanzi? Cioè qui posso raccontare delle cose che in un romanzo non sarebbero credibili. L'episodio è il seguente: provincia di Milano, quarantennale della strage di Piazza Fontana. La provincia di Milano finanzia l'Istituto per Ciechi, non so se qualcuno di voi ha mai fatto il percorso. Si fa una seduta straordinaria che viene a coincidere con l'anniversario di Piazza Fontana dentro l'Istituto per Ciechi al buio, quindi già una cosa di una simbolicità proprio della strage impunita, ok? Io ero lì per leggere una, se si fanno delle mozioni simboliche commemorative, una mozione molto semplice in cui però si faceva una cosa imperdonabile per un'amministrazione di centrodestra, cioè si ricordava che non è solo storicamente, ma anche processualmente accertato che Frede Ventura, il che vuol dire la costola oltranzista però dell'organismo Ordine Nuovo, che aveva una parte legale e una parte assolutamente illegale, armata fino ai denti. Cioè, la Cassazione ha proprio scritto che gli imputati sono stati processati in concorso con Frede Ventura, perché altrimenti non si poteva neanche costruire l'atto d'accusa, no? Perché anche se loro erano stati assolti, quindi non più processabili, dicevo prima, dello Stato di diritto, è proprio una cosa su cui ci sono pagine e pagine, no, quindi non solo con elementi probatori acquisiti agli atti processuali, quindi storicamente solidi, ma proprio c'è anche una sentenza che spiega in base a quali principi di diritto è questa cosa. Bene, il fatto di menzionare questo fatto, cioè la strage è ascrivibile al
l'estrema destra, con connivenza dei servizi segreti, ha provocato nel presidente del consiglio provinciale una reazione, mi ha tolto la parola e mi ha detto che non, loro sono garantisti e io non mi dovevo permettere. Ovviamente io ero al buio, quindi non potevo consultare il passo della sentenza, che ovviamente io mi porto sempre dietro, perché ormai ho imparato a conoscere, come dire, fedele al principio che Pasolini è stato un profeta, noi dobbiamo essere umili e argomentare, no? Cosa che spesso non c'è lo spazio di fare nei talk show, in altri contesti sì. E questo genere di esperienze mi ha segnata, perché ho detto, ma noi dobbiamo proprio riprendere le file, dobbiamo andare a vedere, e allora lì c'è tutta una parte del libro che racconta il mondo di allora e racconta quel mondo di destra i cui epigoni poi si sono legalizzati e sono di fatto entrati e sono stati al governo per 15 anni. Ma io sono andata a leggermi e vi riporto, e vi porto dentro quel mondo, perché bisogna andare a leggere che lo slogan strage di Stato se ne sono appropriati i difensori di Freda, facevano dei manifestini, i giovani di estrema destra, proprio la strage di Stato, Freda libero. Cioè bisogna capire, no, che cosa è stata la subcultura dell'estrema destra che ha prodotto una classe politica che poi ha plasmato il dibattito pubblico per un tempo lunghissimo, no? Poi parleremo della RAI, veicolando anche certi contenuti negazionisti attraverso trasmissioni come Porta a Porta. E lì si vede, ed è una cosa, e lì io ho riconfermato, mi sono reinnamorata della ricerca storica, perché in qualche modo la sentivo e volevo provare a comunicare quanto è potente riuscire a trovare le radici di quello che vivi. Perché? Perché poi tu hai degli argomenti, hai degli elementi per capire le persone che hai davanti, anche per provare a parlarci, oppure provare anche a discuterci, a litigarci, a contrastarle, no? Perché conosci i loro argomenti, li puoi smascherare, puoi fare degli sgambetti. Lo stesso il mondo della sinistra di allora, qui il discorso è diverso, perché non nasceva da una, no, da una frustrazione enorme, anche da delle arrabbiature, non posso usare termini più volgari qui. Lì c'era più un discorso duplice, da una parte sì, comprendere anche le ragioni di certe spaccature, lacerazioni, diversità. Tornare indietro si vede che le memorie sono tante, no? E io ho detto, ma che bella la possibilità di avere un ancoraggio al contesto storico che contiene tutto e anche motiva perché c'erano posizioni così lontane, no? Maglio dice, le stragi, sappiamo adesso che sono state figlie dell'anticomunismo, però per esempio facendo la ricerca io ho potuto avere anche il tempo nel libro di raccontarvi che tra il 69 e il 74 ci sono due strategie della tensione diverse, perché dal 69 al 72 proprio c'era il disegno di fare di noi un altro Cile, un'altra Grecia, e infatti nel 70 è stato tentato un golpe militare. Il picco è nel 72, c'è un governo neocentrista con Andreotti, associato ai liberali, e si elegge un presidente della Repubblica con i voti di Missini, Leone. Poi però la temperie del paese cambia. Cioè c'è stato un picco di spostamento dell'elettorato verso destra, ma poi anche per tutta questa vitalità eccezionale della società di allora, per il fatto che la morte di Pinelli aveva aperto gli occhi a tantissime persone, nel 72 emergono le evidenze dei depistaggi su Piazza Fontana, l'inchiesta dal Veneto torna a Milano, si comincia a indagare sull'ufficio affari riservati, si mandano dei mandati, vengono messi sotto inchiesta i responsabili dell'ufficio politico, eccetera, eccetera, eccetera. Il paese ricomincia a spostarsi elettoralmente, dal punto di vista del movimento, della rappresentanza, verso sinistra. E a quel punto allora c'è ancora strategia della tensione, ma le stragi, c'è un terrorista nero che ha detto una storica in un'intervista, per esempio Piazza della Loggia serviva a far saltare il tavolo. In qualche modo il quadro che si compone oggi è molto inquietante, perché si vede che il disegno diventava proprio quello di una stabilizzazione sul centro democristiano, in cui progressivamente
no? Si comincia a deludere le aspettative dell'estrema destra che si è strumentalizzata, si continua a coprire terroristi di destra, perché su Brescia, poi ne parliamo, c'è stato proprio un depistaggio fatto e finito, messo in atto dal SID, da manuale, che io vi racconto, proprio faccio l'anatomia del depistaggio. Però comincia a esserci un movimento a due velocità, per cui poi nelle stragi del 74 e in alcune cose che accadono c'è un elemento di fuga in avanti dell'estrema destra, che poi viene abbandonata a se stessa. E c'è, e lì poi io arrivo, vi porto nel libro pian piano, no? Perché sono cose molto complesse, ma mettendo insieme i vari livelli, no? La storia dei movimenti, la storia criminale delle stragi, delle organizzazioni criminali, la storia politica, si vede che c'è un punto di svolta eccezionale dopo la strage di Piazza della Loggia, una data, 20 giugno 1974, quando Giulio Andreotti, che era stato il perno, no? Presidente del Consiglio neocentrista, per cui comunque era stato il perno della stabilizzazione neocentrista nel 72. Andreotti, che lo storico Miguel Gotor chiama il grigio girasole, che offriva garanzie agli Stati Uniti e al Vaticano, e come un grigio girasole si girava a seconda di quello che serviva, fa una delle interviste più famose della storia dell'Italia repubblicana, in cui dice al giornalista Caprara: sì, Giannettini collaborava con i servizi segreti, era al soldo del SID. Lo dice a un giornalista, non lo dice alla magistratura, non fa rimuovere il segreto politico militare, lo scavalca, per cui fa un'operazione mediaticamente corsara di una modernità inquietante. No? Adesso noi pensiamo che sia, no? Adesso sì, selfie, tweet, no, l'ha inventato Andreotti sta cosa qua, scavalca le sedi istituzionali, e poi al tribunale di Catanzaro, al processo di Piazza Fontana, mente, dice che non si ricorda, che il giornalista ha capito male, ci sono dei confronti inquietanti, però quello è il momento in cui si capisce, no? Che si sta riposizionando e, per dirla brutalmente, tenta di ricostruirsi una verginità antifascista, e ce la fa abbastanza bene da essere poi il presidente del Consiglio della Solidarietà Nazionale nel 78. Tutte queste cose sono di una complessità incredibile ma affascinante, perché poi dopo un po' vedi che i pezzi cominciano a tornare, e su quei pezzi adesso noi, il tempo è terribile, perché il tempo distrugge le prove, distrugge la possibilità di condannare in sede giudiziaria persone che hanno fatto cose atroci, perché distrugge la possibilità di trovare, per esempio, i riscontri, no? Però al tempo stesso il tempo, allontanandoci, ci permette di vedere tutte queste cose, e delle volte sono di una chiarezza sconcertante, si tratta solo di metterle in ordine, mettere insieme. Al tempo stesso la cosa struggente ma molto bella è che si può ritrovare come allora ci fosse questo dibattito acceso, durissimo a volte, spaccature. Io mi sono molto appassionata proprio a questo mondo, già solo nel microcosmo delle vittime della strage, che pure erano amici, erano anche omogenei come cultura antifascista, 5 erano insegnanti, ci fosse una galassia di posizioni diverse, e quello è molto bello, perché quello che io poi mi sono portata nel cuore a casa per me è stato questo: scoprire la possibilità di essere insieme nella diversità, no? E anche il fatto che è importante delle volte accalorarsi, perché nella comune sensibilità antifascista però la si vede diversamente. E allora c'era Livia, che è sposata con Maglio, che è iscritta alla CGIL Scuola, ma non si iscrive mai al Partito Comunista, anche se sta con un operaio che invece sta nel PC, Maglio, proprio da fervente iscritto, e invece Livia no, perché Livia non riesce a riconoscersi nell'orizzonte dell'Unione Sovietica, tutte queste cose. E poi c'è Alberto, che è un professore, l'intellettuale del gruppo, che poteva fare una grande carriera in azienda, invece sceglie di insegnare a scuola perché è più vicino al suo impegno, e lui, vabbè, lui
il mio preferito. Poi adesso vi racconto una cosa che fa ridere, tanto lui non si offenderà. Dopo che ho scritto il libro io mi sono messa con un uomo bresciano che si chiama Alberto, per cui questa cosa ho pensato, mamma mia, mi ha fatto troppo ridere, perché ho detto, cacchio, è stato una specie di premio, è stato un benefit. Io già mi ero innamorata di Alberto letterariamente, perché mi piaceva tantissimo, perché lui ha lasciato poi questi diari e lui entrava, usciva dal sindacato, viveva tutto di pancia, no? Proprio questi grandi dilemmi da intellettuale, ovviamente con Maglio. Maglio ha una visione più lineare, per cui era bellissimo anche vedere la differenza di approccio tra una persona, un operaio, come era Maglio, e invece un intellettuale. Come si integravano, come si scontravano, la diversità dei dilemmi che vivevano, al tempo stesso come queste cose si componessero e si fecondassero a vicenda. No? Lidia, l'AIED, io non sapevo neanche cosa fosse l'AIED, Associazione Italiana Educazione Demografica, non sapevo neanche che fino a un certo punto in Italia prendere la pillola era reato contro la stirpe. E allora uno capisce, adesso è già tanto se si ricorda le battaglie per l'aborto, però invece ricordarsi che cosa è stato fatto dalle donne degli anni 60, quindi come dire dalle donne che sono venute prima delle femministe degli anni 70 e dopo le staffette partigiane. E allora lì io mi sono sentita proprio come dire, volevo pagare un debito di gratitudine verso queste donne, perché comunque hanno aperto la strada alla generazione di chi adesso, se può fare quello che vuole, lo deve anche alle prime donne, come le donne di cui parlo in questo libro, che sono state le prime della loro famiglia a laurearsi, pagandosi gli studi lavorando e facendo le battaglie perché la pillola fosse un diritto, perché tutte le battaglie che conosciamo. E allora hai una Giulietta che invece sta in avanguardia operaia, quindi ti entra in questo gruppo il mondo dell'ultrasinistra, no? Che però lavora con loro nel sindacato e soprattutto, storia meravigliosa, si innamora di un democristiano. Qui hai questa coppia, che è democristiano, un Bazzoli, per cui proprio hai questa storia, no, incredibile, che diventa una storia, e lì hai la grande storia e la piccola storia. Per il referendum contro l'abrogazione della legge sul divorzio, per la prima volta una ultrasinistra e un democristiano si trovano a poter fare una battaglia insieme, no? Da cui anche la grande destabilizzazione politica di quella vittoria referendaria, che è stato uno dei trigger, uno dei grilletti che hanno accelerato il fatto che la strage è stata fatta in quel momento lì. È stato scelto quel momento lì per dare uno scossone, no? Perché si è trovato un punto di contatto tra la sinistra nelle sue varie manifestazioni e una parte di Democrazia Cristiana. Allora però c'è anche questa eccezionale storia d'amore, per cui questo assessore democristiano, quando si discuteva di fare questo grande funerale senza simboli politici per evitare scontri, divisioni, problemi, dice: no, mia moglie era comunista e deve andare al cimitero con la sua bandiera rossa, e poi se l'è messa nel suo ufficio. E allora queste cose, prima di tutto io le volevo, il secondo motivo è che sia una specie, perlomeno io l'ho trovata in tante persone della mia generazione, una specie di nostalgia paradossale, nostalgia di qualcosa che non hai vissuto, è una nostalgia che tu senti dal vuoto. Io ormai mi considero una specie di esegeta del vuoto, cioè dei lutti, delle assenze, delle lacune negli archivi, delle mancanze. E ho pensato, è interessante perché comunque da un calco vuoto puoi ritrovare una forma, e può essere anche una forma molto delicata, molto fedele nelle sue forme, se sei abbastanza paziente. Sicuramente però una delle cose che mi ha fatto più piacere è che i lettori giovani, che non si sono spaventati dal fatto di non capire immediatamente tutto, io poi liceali, se avete anche lo regalate, voi siete un po' grandicelli, ma se lo regalate dei nipoti fatelo, ditegli non ti spaventare, tanto se non sai un nome lo cerchi su Wikipedia, lo trovi subito e vai avanti, no? Cioè, oppure non è che bisogna capire tutto, è arroganza. Mi ha fatto piacere che mi hanno detto: cavoli, ma era veramente così? Ma che bello! Che bello! Che è la stessa cosa che ho pensato io quando, ma io l'ho conosciuto prima di pensare di fare questo libro, ho cominciato a sentire i racconti delle storie di queste persone, ho pensato, però che bello!
Cioè, che bello essere amici, trovarsi la sera, però fare anche attività politiche insieme, no? E però anche questa possibilità di farlo ed essere molto diversi, perché c'è anche un... non è mica facile. Non so se adesso, non so da che... a me ha fatto molta impressione anche, e lì mi hai veramente spianato una strada, cioè io di mettermi a leggere delle motivazioni di un processo. Mario che ha dovuto imparare a fare questo, cioè Mario che si è fatto carico, cioè non si è affidato. Cioè loro come associazione, come Casa della Memoria, hanno continuato a lavorare e a cercare e non affidandosi ai primi colpevoli che gli sono stati offerti. Tu dici i processi per Piazza delle Loggie sono come dei cerchi nell'acqua che man mano vanno. Onore al merito, il copyright dei cerchi dell'acqua è di Giampaolo Zorzi, che era un magistrato. Faccio una brevissima scheda, poi ti do la parola, così no, poi tu vai avanti. Si chiamano tutti Zorzi. Questo magistrato, infatti, la prima cosa gli ho detto: è curioso chiamarsi come Zorzi. Lui: ah, non me ne parli. E poi nel libro riferisco come lui mi confida che da giovane avevano anche un'inquietante somiglianza, per cui lui ha fatto prendere un infarto a Vincenzo Vinciguerra, noto ordinovista. Comunque c'è stato un primo processo che ha avuto come imputati dei piccoli neofascisti locali e piccoli criminali, per cui era un processo localmente limitato al terreno bresciano, piccolo cabotaggio, concluso con delle condanne, il principale imputato poi muore in carcere. Il secondo processo, molto interessante, fatto da questo Giampaolo Zorzi a metà degli anni Ottanta, indaga sulla possibile manovranza della strage, non arriva a delle condanne individuali, ma arriva a ricostruire che quasi sicuramente la manovranza veniva dall'area dei neofascisti milanesi. Io ho scritto molto di San Babila, con grandissimo mal di stomaco, poi è difficile trovare le fonti, ti devi leggere i romanzi, i memoriali di questi qua, che sono... no, è difficile, perché però entri in questo mondo, in questo mondo dei sanbabilini. La cosa pazzesca è che poi il terzo processo, che finalmente allarga, colloca la strage nel contesto internazionale, la centralina è Ordine Nuovo Veneto, però ricostruisce nel libro, io ve lo racconto perché ho fatto il percorso della bomba, che la bomba passa per controllo da Verona, tra l'altro avevano il Covi in centro questi qua, sta praticamente in un posto fighissimo del centro, c'era una Santa Barbara, c'era un deposito di esplosivi. Adesso c'è una bellissima palazzina rosa sotto una pasticceria. Io mi sono messa lì in pasticceria a guardare questo posto dove è stata controllata la bomba da Marcello Soffiati e Carlo Di Giglio. Poi è stata portata a Milano e riportata a Brescia, no? Per cui il terzo processo in qualche modo si è saldato col secondo e però ha sollevato ancora a livello. Questo così tu puoi andare avanti. Sì, sono tante le suggestioni che vengono dai due interventi precedenti. Ecco, una domanda però inquietante, poi arrivo al resto, è questo. È vero che quel mondo è stato segnato, come dire, da una sorta di vitalità estremamente positiva, molto bella, contestativa, e che nello stesso tempo ha portato delle straordinarie conquiste democratiche, sono anch'esse passate nel dimenticatoio, mentre il costruire una memoria è fondamentale, saperne collocare dentro anche tutti gli elementi positivi. E però l'elemento inquietante sul quale dobbiamo anche interrogarci è che contemporaneamente essa produrrà un altro tipo di violenza, che nasce da lì, che ha questi tipi di collegamenti e rispetto alla quale noi dobbiamo interrogarci, dobbiamo capire perché da quello straordinario movimento e che ha anche sconfitto col terrorismo di destra, le straordinarie manifestazioni dei funerali di Milano per esempio, o quella di Brescia,
blocca quel processo, lo mette profondamente in discussione, permetterà anche quindi una serie di riflessi all'interno delle istituzioni perché finalmente si rompa quella collusione. Taviani dirà l'indomani della strage di Piazza Loggia: la politica degli opposti estremismi è stata nefasta per la democrazia del nostro paese. Ecco, io credo che dobbiamo interrogarci anche su quello, poiché diversamente non riusciremo a capire da dove nasce la violenza successiva. E io credo che sia fondamentale per capire le ragioni per cui quella violenza si è espressa e magari contemporaneamente anche cercare di capire se non esisteva un'altra strada rispetto a quelle scelte. E vedete, io appartengo ad una scuola, quella del Partito Comunista, dentro la quale io ho imparato terribilmente a voler bene le istituzioni, in qualunque modo, in qualunque faccia esse si presentino. E ho imparato, e l'ho sentito sempre come un bagaglio che mi trascino, io ogni tanto ho bisogno di andare a vedere i suoi contenuti, e quando vado a vedere i contenuti prendo in mano le lettere dei condannati a morte della Resistenza. Perché lì vi trovo tutte le ragioni per cui è indispensabile voler bene alle istituzioni. E che non significa però subirle. La prima inchiesta, io comunista, ho dovuto contestarla mettendo in discussione in primo luogo la mia modalità di essere iscritto al PC. E una delle prime contestazioni che ho fatto è stata quella all'interno, allora ero anche nel Comitato Federale del Partito Comunista di Brescia, di dire i processi non si discutono in un organismo politico, in un organismo partitico. Perché vuol dire che siamo fuori strada, neghiamo l'autonomia dei poteri. Non soltanto, ma corriamo il rischio di imbrigliarci dentro una tesi piuttosto che una. E io ho fatto parte di quella parte civile che ha contestato quell'istruttore e devo dire che tragicamente ho avuto ragione, tragicamente perché in realtà se si fosse dato maggiore retta ascolto, come oggi peraltro alcuni soggetti dell'epoca che sostenevano invece l'altra parte ci hanno detto: noi abbiamo sbagliato non dar retta a quella parte civile. Ed è importante comunque riconoscere anche nel tempo i propri errori. Ecco, se si fosse contestata probabilmente saremmo andati forse in un'altra direzione, quindi probabilmente avremmo avuto. Tenete conto che prima Benedetta si è dimenticata di precisare una cosa, e cioè che il primo capo di imputazione della prima inchiesta non è per strage di tipo contro l'ordinamento dello Stato, ma è strage addossabile alla criminalità comune. Quindi tutta quella tensione, tutta quella esplosività, la bomba era una manifestazione ed è la strage, ed è intanto l'unica strage che viene rivendicata dalla destra, l'unica, ed è rivendicata perché l'obiettivo è esplicito: si colpisce una manifestazione antifascista organizzata da tutti i partiti politici, dalle associazioni eccetera eccetera, durante uno sciopero generale, perché lì si dice apertamente che cosa significava far saltare il tavolo. E il tavolo bisognava farlo saltare perché c'era stata la sconfitta referendaria di quelle forze. E la sconfitta referendaria che cosa significava? Non tanto per loro evidentemente la conquista di un diritto civile sulla quale ci eravamo battuti in primo luogo, ma significava l'apertura ad un nuovo processo politico che era connesso al compromesso storico, al di là del giudizio che ognuno di noi può dare, io tra quelli critici nei confronti del compromesso storico, devo dire che oggi magari l'avessimo quelle posizioni di allora, ma al di là di questo. Questo era il tavolo da far saltare. E il 74 segna una svolta non solo per le cose che diceva prima Benedetta, che già
Andreotti fa immediatamente il girasole. Ma ci sono altri tre avvenimenti preceduti da un'affermazione. L'affermazione del generale Miceli, che a ottobre del 74 dirà: da oggi in poi voi non, straordinario profeta, da oggi in poi voi non sentirete più parlare di questo terrorismo, cioè del terrorismo della destra, ma dell'altro. E inizierà davvero l'altro. Ma i tre elementi centrali che chiudono, o che credono di aver chiuso una fase, perché bisogna passare ad un'altra, perché non è più conveniente quella strada lì, è quella che ci dice che è quella che avviene attraverso tre decisioni della Cassazione, sapete quando? Il 30 di dicembre del 1974, vigilia dell'ultimo dell'anno, la quale assume tre decisioni: il trasferimento di Piazza Fontana a Catanzaro, la sospensione e il trasferimento a Roma dell'indagine di Violante sul tentativo golpista di Sogno. Poi, quando lui morirà, nel suo libro avrà almeno l'onore di dire: è vero, io volevo fare quel colpo, anche se lui non lo chiamava un golpe incruento e non eccetera eccetera. E il terzo elemento è lo spostamento da Padova del processo a Roma, del processo sulla Rosa dei Vesti. Lì si chiude un periodo e la Cassazione mette il timbro su questa decisione e inizia un'altra storia. Ecco, è chiaro che noi allora dobbiamo interrogarci su questo, dobbiamo cioè soprattutto interrogarci su quali, sulle ragioni politiche, ma ormai le conosciamo, anche qui le dicevo prima, in movente, ed è vero, tra l'altro quando Benedetta prima diceva c'è la fase di Piazza Fontana che arriva a Peteano, eccetera, e c'è una seconda fase. Guardate bene che il primo a intuire questo è un soggetto come Pierpaolo Pasolini, il quale nel romanzo delle stragi dirà: il quinquennio 69-74 si divide in due momenti, la fase anticomunista, Piazza Fontana, la fase antifascista, cioè nel senso di recupero dell'unità antifascista per affrontare le condizioni sociali, economiche, politiche del paese, eccetera eccetera, che è la strage di Piazza della Loggia. Ecco, qui dobbiamo, ecco, è qui che noi dobbiamo cercare di capire il perché di questi avvenimenti, e capirne soprattutto se quella sconfitta di quel terrorismo ha messo in discussione il segreto dentro lo Stato, quindi i suoi meccanismi, oppure no. E con buona pace di quello che dice Nieri Sartre in questi giorni, che tendono, in questo libro si tende proprio a isolare tutto quel fatto, tutti quei periodi, come se fossero, fatevi parlare di un neofascismo di alcuni e di pochi altri, come se fosse robina così. In realtà noi dobbiamo cogliere il senso di questi passaggi. E allora ci renderemo conto, per esempio, che la strategia della tensione vera non finisce nel 74, inizia nel 69, ma finisce nel 1978 con la morte di Moro. Questo è il vero problema. Perché? Perché la morte di Nuovo significava appunto quel tavolo che si è cercato inutilmente con le bombe di far saltare, ma che si troveranno poi successivamente altre modalità per farlo saltare, e quindi imprimere quella svolta. Teniamoci bene, Moro non era un rivoluzionario, a mio avviso. Secondo me è stato indubbiamente uno straordinario, è stato anche nello stesso tempo però uno straordinario statista, che aveva in mente una sua strategia, che era quella di completare il passaggio dal momento post, dall'inizio della Repubblica, alla sua completezza. Questo era il senso che lui dava, non a caso che all'epoca si parlò di riforma della legge elettorale, al di là di quello che avviene con la legge Truffo del 58, eccetera eccetera. Perché per lui il problema, e lo fa perché, non perché è così, ma lo dirà nell'intervista che pubblicherà Scalfari post morte di Moro, laddove Moro dice: la DC, se vuole salvarsi, deve andare all'opposizione, deve rompere con quella parte più negativa, più forcaiola di se stessa, ma deve fare un periodo di opposizione,
Però occorre che nel fare questo ci sia una nuova legge elettorale che determina quei processi di alternanza, come lui lo chiamava, che sono indispensabili per poter rendere sempre più democratico un paese, farlo vivere in questi temi, mettere in discussione i meccanismi, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono state le storie. E allora quando io leggo nel libro di Satta che in fondo questi personaggi di Piazza Fontana arrivano, sì, cioè, ma sono personaggi che agiscono e si muovono dentro queste piccole cose, si muovono lì, non ci sono prove della responsabilità, delle collusioni tra uomini dello Stato, eccetera, eccetera. E siccome cita un libro che io amo molto, che è Il piano solo di Mimmo Franzinelli, appena lo vedo voglio chiedergli che cosa dice. A proposito del golpe De Lorenzo, che è un libro estremamente importante, ma che ci è stato il libro che nello stesso tempo io ho visto come si riproducono i meccanismi. Nel 1964 il capitano La Bruna e il generale Maletti intervengono sulle registrazioni dello scontro tra Segni e Moro a proposito dell'intervento esterno sulla politica, eccetera, eccetera. Perché Segni era colui che sosteneva la necessità che un 1960 non doveva più ripetersi e pertanto i carabinieri dovevano sentirsi pronti. Da qui nasce il piano solo, che è solo in quanto fatto soltanto dai carabinieri. Ebbene, chi teneva i rapporti tra Roma e la divisione Pastengo di Milano? Un certo generale Mingarelli. E il generale Mingarelli lo troveremo dove? Lo troveremo condannato per aver depistato sulla strage di Peteano. Non soltanto, ma La Bruna e Maletti saranno le stesse persone che dopo essere intervenuti sulle registrazioni del 64 intervengono sulle registrazioni di Orlandini per quanto riguarda Piazza Fontana e perciò verranno condannati per depistaggio e per aver falsificato, mi pare la formulazione deve essere questa, la sostanza per aver depistato. Ecco, questo è il fatto. Ebbene, allora oggi noi stiamo assistendo, ecco perché dicevo prima del tempo, in cui certe cose cominciano a emergere, però bisogna edulcorarle, bisogna ridurle al minimo, bisogna separarle. E allora l'operazione che fa Mieli Satta qual è? È quella di dire c'è un elemento interno che è il terrorismo nostro, nostrano, anche quello di pochi stragisti, e però non ha nulla a che fare con quanto riguarda i suoi rapporti con l'esterno, quindi col mondo occidentale, perché Gladio aveva una funzione completamente diversa, mentre stanno tragicamente anche qui emergendo delle collusioni ben più profonde anche all'interno di Gladio. Ecco che allora il tema della memoria e libri come quelli di Benedetta diventano fondamentali, ma diventano anche fondamentali perché riescono a non abbandonarsi ad una ricerca di comodo, una ricerca che però la cui comprensione richiede anche un grande sforzo da parte del lettore, una disponibilità, ma non c'è memoria che si possa costruire limitandosi ad ascoltare i testimoni. La memoria è un passato che non passa e che ci parla ancora oggi. Ed è di questo che noi, io credo, dobbiamo saper devalutare, non soltanto sul piano della storia specifica, ma anche sull'altro volto, quello che introduceva prima Benedetta, il volto umano, eccetera, eccetera, di che cosa significa, di che cosa ha significato violenza allora, di che cosa significa violenza oggi, indipendentemente dai luoghi in cui essa avviene.